Salve amici di Girl Barbie! Io sono Chelsea e oggi vi guiderò in questo fantastico video che non è uno come i classici, bensì un tutorial. Infatti vi insegnerò a fare il Fluffy Slime. Penso che tutti sappiate già cos'è, quindi vi elencherò gli ingredienti. Colla vinilica, schiuma da barba, sapone schiumoso, coloranti alimentari, se volete, amido di mais, se volete, una ciotola dell'acqua con borace. Per prima cosa andremo a prendere la nostra ciotola, nella quale metteremo dell'acqua calda e mezzo cucchiaino di borace. Per chi non sapesse cos'è il borace, è una polvere che si trova in farmacia o anche nei negozi di bricolage. Così è perfetto! E ora mescoliamo! Potete smettere di mescolare quando vedete che nel fondo non c'è più borace e quindi è un miscuglio omogeneo. Ora prendiamo una seconda ciotola dove metteremo per prima cosa la colla. Per esperienza vi consiglio la colla vinilica Vinavil. Naturalmente, gli ingredienti che andremo a mettere dopo dovranno essere bilanciati con la quantità di colla che avete messo. Il secondo ingrediente che andremo ad aggiungere sarà la schiuma da barba, che deve essere più o meno come la quantità della colla. Ora mescoliamo! Più schiuma da barba metterete e più lo slime verrà fluffoso, se si può dire così. Fluffoso, qui altro che petaloso. Terzo ingrediente, sapone schiumoso. Il sapone schiumoso è un po' difficile da trovare. Io ho preso quello della Douglas. Il sapone schiumoso deve essere poco meno dello schiuma da barba. Mescoliamo. Quarto ingrediente, che è optional, i coloranti alimentari. I coloranti vanno benissimo sia liquidi che in polvere e potete metterli o quando ancora lo slime non è formato o alla fine. Io ho deciso di farlo rosa. Mescoliamo! Ne metterò un'altra goccia, visto che mi sembra molto chiaro. Ora la parte più importante, cioè il borace. Non mettetelo tutto insieme, ma prendete un cucchiaino e fate un po' alla volta. E per l'ennesima volta mescoliamo. E continuate ad aggiungerlo fino a quando non pensate che sia abbastanza pronto. Anche se ancora risulta appiccicoso, quando pensate che sia il momento, tiratelo fuori e cominciate a lavorarlo con le mani, fino a quando non diventerà un vero e proprio fluffy slime. Perfetto ragazzi! Ora che il vostro slime è pronto, possiamo aggiungere, se volete, la maizena. Questo se lo ritenete un po' appiccicoso. Innanzitutto lo spostiamo in un piatto. E con le vostre stesse mani lavoratelo. E il vostro slime è pronto! Il vostro slime inoltre non dovete assolutamente lasciarlo in uno spazio aperto. Prendiamo quindi una scatola con il coperchio nella quale andremo a mettere il nostro slime. Tra qualche ora
cominceranno a formarsi in superficie delle bollicine. Questa è la dimostrazione che è un vero fluffy slime. Ovviamente, più tempo lo lascerete nella scatola e più bollicine si formeranno. Che dire, ragazzi? Il tutorial è finito! Spero vi sia servito! E mi raccomando, inviateci su Instagram le foto dei vostri mini slime. Ci chiamiamo Girl Barbie YouTube. Ci vediamo col prossimo video. Ciao!